Eccoci, bentornati a un altro speech del Festival dell'Analisi Transazionale 2021. È un piacere essere qui con tutti voi. Io sono Alberto Pala e sono uno psicologo, psicoterapeuta T e consulente in sessuologia. Oggi sono veramente contento di potervi presentare Alice Salonis che ci racconterà uno speech veramente molto interessante, soprattutto in questo periodo storico. Lei ci parlerà di internet nel tempo del Covid-19 e di come i social hanno avuto un impatto sulle relazioni. Quindi non mi resta soltanto di augurare e dare il benvenuto ad Alice Salonis. Alice, buonasera e benvenuta qui al Festival dell'Analisi Transazionale. Buonasera Alberto, grazie, grazie anche a te. Grazie mille, grazie a te di essere qui, sono veramente contento, anche perché nel momento in cui ho contattato Alice per essere presente qui, ho subito apprezzato la ricchezza dello scambio di contenuti che ci siamo fatti, quindi sono sicuro che apprezzerete anche voi, amici del Festival dell'Analisi Transazionale, la ricchezza di quello che Alice ci racconterà su un tema così caldo in questo momento. Alice, allora, per farti conoscere meglio dagli amici che ci stanno ascoltando, ti chiederei brevemente di raccontare un po' di te della tua professionalità, ma anche e soprattutto sul perché ami l'analisi transazionale. Raccontaci un po'. Allora, Alberto, io sono psicologa, psicoterapeuta, analista transazionale e anche formatrice, quindi lavoro sia nel campo clinico che nel settore formativo, sia in presenza che online. Perché amo la T? Per tanti motivi, vediamo un po' di riassumerli. Sicuramente per la sua semplicità e concretezza, per il modo in cui arriva chiara, semplice, a tutti, e per il fatto anche di riuscire a sposarsi molto bene, a integrarsi anche con altri modelli, altri approcci. E poi anche per i suoi assunti filosofici che me l'hanno fatta amare, un po', per il fatto che mette veramente al centro il valore della persona, partendo proprio dall'assunto fondamentale per cui ognuno di noi è ok, ognuno di noi è dotato poi di risorse preziose e quindi è capace di operare delle scelte o nuove scelte per poter volgere alla crescita e al cambiamento. Insomma, tutti aspetti molto molto preziosi che mi hanno fatto amare la T e sceglierla come modello di riferimento. Veramente interessante, effettivamente, l'aspetto proprio dell'okayness, è proprio quello che ci ispira e che veramente conduce poi ognuno di noi e anche proprio è proprio il mantra anche di questo festival. Allora, Alice, io non voglio più rubarti tempo, sono super curioso di ascoltarti e di poter sentire quello che ci vuoi raccontare oggi, e così come tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Quindi, come ti dicevo prima, il palco è tuo, goditelo, e io sarò sempre qui in cabina di regia, quindi quando vorrai potrai richiamarmi. Buon speech! Grazie Alberto. Allora, io avevo preparato anche delle slide, però per problemi tecnici, insomma, non riusciamo a condividerle, quindi vedrò di fare senza, no? Riuscivano un po' a fotografare dei concetti chiave che vi dirò, però vediamo insomma di cercare di essere esplicativa e chiara allo stesso modo. Allora, parliamo di relazioni online, del modo in cui i social hanno impattato, soprattutto in quest'ultimo periodo, perché ovviamente a causa della pandemia, a causa delle restrizioni che abbiamo avuto, soprattutto nel primo periodo del lockdown, diciamo che le relazioni hanno dovuto assumere delle forme diverse e anche degli spazi differenti. E quindi più che mai in questo periodo si è ricorsi a uno strumento di connessione digitale, internet. Per l'appunto, che già nel suo nome, diciamo, porta con sé la funzione che ricopre, ovvero interconnettere le persone. Infatti, internet deriva dal termine interconnected network. Io avevo preparato un'immagine dove c'erano degli omini sparsi nel mondo che, sebbene fossero territorialmente distanti, erano uniti dalle trame sottili della rete, appunto, che li uniscono.
Quindi diciamo che queste finestre sugli altri e sul mondo hanno consentito, hanno fatto sì che il distanziamento fisico che insomma, abbiamo dovuto mantenere in questo periodo non si traducesse anche in distanziamento sociale, in isolamento e quindi in solitudine. E nel web diciamo che soprattutto i social hanno, insomma, sono stati un luogo di scambio, di incontro, di confronto e a volte anche di scontro. Perché quello che sappiamo molto bene in psicologia è che l'isolamento sociale protratto a lungo termine può ovviamente portare degli effetti negativi e quindi laddove la vicinanza con gli altri non è possibile da un punto di vista fisico, ecco che allora la comunicazione online diventa uno strumento necessario se non indispensabile. E i social, quindi, diciamo che sono stati particolarmente popolati in questo ultimo anno. Soprattutto vediamo quali sono quindi i bisogni e i motivi che hanno portato a popolarli così tanto. Allora, innanzitutto, sicuramente la necessità di interazione con gli altri, quindi mantenere una connessione, una vicinanza. Poi c'è l'espressione di sé, quindi anche il racconto, la narrazione, l'espressione della propria identità che online può soprattutto lasciare spazio a quella ideale, oltre che quella reale, poi lo rivedremo più avanti anche questo concetto. E poi anche la ricerca di informazioni, l'esplorazione, soprattutto nel primo periodo che abbiamo attraversato della pandemia, dove vi era una necessità davvero molto forte di ricercare delle informazioni che dessero un senso a quello che si stava vivendo e dessero un senso anche alla confusione che si stava percependo. E poi, ovviamente, un altro motivo che porta le persone ad avvicinarsi ai social è la necessità, il bisogno di svago e di intrattenimento. E tra le applicazioni che ricoprono questa funzione ritroviamo soprattutto TikTok, che pensate un po', nel 2020 è stata l'applicazione più scaricata, nel mondo addirittura, proprio perché spesso i social vengono utilizzati anche come forma di distrazione da quelle emozioni percepite sgradevoli, spiacevoli che si vorrebbero allontanare. Questo per quanto riguarda nel mondo. In Italia, invece, pensate un po', avevo preparato una slide dove c'erano appunto delle percentuali. In generale, le piattaforme social più utilizzate sono state al primo posto YouTube, che è quella poi che stiamo utilizzando anche ora per insomma, questo speech. Poi WhatsApp, quanti aperitivi online, quante cene a distanza con le famiglie abbiamo fatto su WhatsApp in videochiamata. Poi c'è stato Facebook e poi Instagram, che insomma ricoprono un po' anche i bisogni che abbiamo visto prima. E questi social ovviamente hanno delle caratteristiche diverse a seconda dei bisogni poi ai quali rispondono. E quindi anche l'utenza è differente. Però diciamo che il comune denominatore è il fatto che all'interno dei social la comunicazione cambia, la comunicazione online è diversa e quindi le interazioni con le persone, le relazioni sono differenti almeno per quattro variabili, che sono l'anonimato, l'assenza della presenza fisica, lo spazio virtuale e l'immaterialità del tempo. Andiamoli a vedere allora nel dettaglio per capire anche in quale modo queste variabili possono impattare e hanno impattato sulle relazioni. Partiamo proprio dall'anonimato. L'anonimato è quella variabile con la quale spesso si interagisce con dei nickname, con dei nomi che vanno a celare la propria identità. Ma non sempre avviene questo. Però le ricerche ci dicono una cosa molto interessante, ovvero che anche quando noi interagiamo con il nostro nome, quindi non celando la nostra identità, in realtà la percezione di solitudine che la persona percepisce dietro il suo schermo può sortire gli stessi effetti di quando si interagisce mascherando
alterando la propria identità. Quindi vi è una sorta di anonimato percepito, che però può dare gli stessi effetti. E questo può portare sia dei vantaggi che degli svantaggi. Tra i vantaggi abbiamo ad esempio il fatto che le persone, diciamo anche con un anonimato percepito e non reale, tendono ad aprirsi di più con gli altri, tendono a raccontarsi, a narrarsi di più, a condividere quello che pensano, quello che sentono senza censure. Quindi questo porta anche a una disinibizione maggiore e poi a sviluppare maggiore vicinanza in tempi più brevi rispetto a quelli che si farebbero invece nelle relazioni in presenza. Tra gli aspetti negativi invece troviamo un fenomeno, il fenomeno della deindividuazione, ovvero la perdita o assenza, insomma, incapacità di valutare le proprie azioni e quindi di avere autoconsapevolezza, il che può portare quindi ad assumere delle condotte più impulsive, dettate dagli stati emotivi del momento, e quindi il che può sfociare ovviamente anche in manifestazioni aggressive, di aggressività verbale. E poi c'è anche diciamo il fenomeno del fantasticare, quindi lasciare spazio soprattutto al sé ideale, che può quindi prendere spazio qui perché in qualche modo si percepisce un contesto sicuro, protetto, perché in qualche modo appunto anche se percepito è invisibile agli altri. E quindi vediamo che insomma un effetto molto importante dell'anonimato è la disinibizione, che può essere buona o può essere tossica. È buona quando ci avvicina agli altri, ci rende più solidali, collaborativi, più vicini appunto, mentre è tossica quando in realtà può portare a condotte aggressive, a critiche, insulti, a volte anche pesanti. Un altro effetto poi della disinibizione tossica è ad esempio l'anonimato collettivo. Pensate quando sotto alcuni post, sotto alcuni video, ci sono tanti 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 messaggi di odio, di svalutazione, di insomma negativi, e la persona si sente più portata a dare anche la propria opinione negativa, il proprio commento negativo, come se avesse la percezione che tanto il suo messaggio va a disperdersi tra tutti gli altri. E quindi questo porta la persona ovviamente a deresponsabilizzarsi, a non attribuire il giusto significato che invece in realtà quel messaggio dovrebbe avere. Allora, quindi questo è un po' la prima variabile che distingue le relazioni online da quelle in presenza. La seconda variabile invece abbiamo visto è l'assenza della presenza fisica, che se da un lato può portare a diciamo velocizzare la vicinanza attraverso variabili più profonde come i valori, gli interessi in comune, quindi non variabili superficiali come le caratteristiche fisiche, in realtà può anche levare alla comunicazione degli aspetti veramente importanti della narrazione di sé e anche della comprensione dell'altro, ossia gli aspetti della comunicazione non verbale e paraverbale, quindi la postura, i gesti, lo sguardo, il tono della voce, che sono ovviamente degli elementi fondamentali, il che può portare anche a un fenomeno chiamato analfabetismo emotivo, ovvero la impossibilità di codifica delle informazioni relative agli stati emotivi dell'altro e anche l'incapacità ad esprimere le proprie emozioni. Quindi vediamo che, insomma, l'assenza della presenza fisica può portare quindi a questi effetti. Poi abbiamo un'altra barriera, poi è quella appunto del fatto che, che cosa succede? Con l'assenza della presenza fisica si possono velocizzare anche quei processi di simpatia e di amore in rete. Quanti amori in rete sono nati in quest'ultimo anno? Sicuramente tanti, però anche qui bisogna prestare un occhio di riguardo, perché soprattutto nel primo periodo di conoscenza dell'altro, l'assenza di tanti elementi importanti può portare a un processo di idealizzazione dell'altro, per cui insomma si fa riferimento soprattutto a quelle che sono le rappresentazioni interne della persona,
delle sue convinzioni, delle sue aspettative verso l'altro, dei suoi desideri verso l'altro, e quindi anche si può fare contatto anche con il proprio copione qui. Quindi, insomma, immaginate un po' di avere davanti a voi, è come se aveste davanti a voi una tela con poche pennellate. Per poter capire qual è in realtà l'opera conclusiva, dovete utilizzare la vostra immaginazione, la vostra fantasia. E ovviamente questa farà riferimento a ciò che vi aspettate di vedere o a ciò che vorreste vedere. Ecco, la stessa cosa succede anche, insomma, nella simpatia e amore in rete. Poi un'altra variabile importante che distingue le relazioni online dalle relazioni in presenza, face to face, è lo spazio virtuale, che è stato un po' anche lo strumento più vantaggioso che ci ha aiutato in questo periodo, soprattutto nel lockdown, dove eravamo tutti rinchiusi all'interno delle nostre abitazioni e quindi avevamo distanti familiari, amici che non potevamo vedere. Ecco, questo è stato uno strumento che ci ha avvicinato. E quindi, insomma, è stato veramente vantaggioso questo. Poi un'altra variabile determinante che invece che differenzia sempre le relazioni online dalle relazioni in presenza è l'immaterialità del tempo. Una cosa che si trova soltanto nelle relazioni online, ovviamente, nei social, che rende possibile quindi l'interazione anche offline, ovvero senza la presenza contemporanea delle due persone. Infatti, una caratteristica della comunicazione nei social, nel web, è quello che si può avere una comunicazione sincrona, un po' quella in diretta, quella che sta avvenendo ora, quindi quella dove c'è un'interazione diretta con l'altro, e una comunicazione asincrona invece che quella offline, quella dove io pubblico qualcosa e qualcuno può rispondere anche a distanza di tempo. Ok, quindi là però che cosa succede? Che la necessità o la tentazione di dover essere sempre online, di dover controllare sempre le dirette, gli stati dei propri profili, eccetera, può portare a delle forme di iperconnessione. Quindi la necessità di dover controllare sempre quello che accade e tutti gli stimoli che i social ci danno. E il che può prendere forma anche con le cosiddette new addictions, che sicuramente avete già sentito nominare, sono la nomofobia, la FOMO e il vamping. Nomofobia deriva dall'unione di due termini, nomobile e fobia, quindi una preoccupazione eccessiva di rimanere senza telefono, di lasciarlo a casa, di perderlo, di rimanere senza la batteria o senza connessione. Quindi la percezione di rimanere disconnessi dal mondo. E quindi questo porta a un eccessivo controllo del proprio cellulare, come se fosse un prolungamento del proprio corpo. La FOMO invece deriva dal termine fear of missing out, che significa paura di essere tagliato fuori, quindi paura di perdersi qualcosa di importante che sta avvenendo online. E anche qui c'è un controllo eccessivo, controllo del proprio stato, dei propri profili, dei profili altrui, eccetera. Insomma, anche qui la paura è quella di essere tagliati fuori e di perdersi qualcosa di importante. E poi c'è la vamping, che deriva dal termine vamp, ossia vampiro, ed è la tendenza, soprattutto si è riscontrata durante il lockdown, dove sono cambiate tanto le abitudini delle persone, quindi trascorrevamo più tempo a casa e c'era anche più possibilità di stare davanti agli schermi, davanti alla TV, davanti alle piattaforme, pensate ad esempio a Netflix, quindi la tendenza a rimanere svegli fino a tardi per prendere parte alle attività online, che però in questo caso sono ad esempio video su YouTube, le serie TV, che possono portare al famoso binge watching, ossia fare abbuffate di serie TV, una puntata dopo l'altra, magari anche in un'intera notte, vedere un'unica serie TV. Quindi questo, insomma, è un altro fenomeno riscontrato in quest'ultimo periodo. E questa iperconnessione, però, può generare una disconnessione da se stessi. Che significa? Significa che si vanno a trascurare ovviamente quegli aspetti della propria vita personale, i propri bisogni, il proprio sentire, proprio perché spesso
i social sono utilizzati come forma di compensazione o distrazione da quei vissuti emotivi che si fa fatica ad accettare, con i quali si fa fatica a stare, quindi è come se ci si volesse allontanare, distrarre, fare altro. Quindi tra gli effetti sicuramente non positivi che questa forma di iperconnessione può portare, c'è la riduzione della capacità di concentrarsi su un unico compito, perché questo bombardamento continuo di informazioni, di stimoli, porta la nostra mente alla tendenza a saltellare da un'informazione a un'altra, senza più avere la capacità, comunque, fare fatica, tanta fatica a fermarsi su un unico compito, su un unico stimolo, e quindi a stare anche nel qui ed ora. E poi, a causa comunque dell'esposizione costante, si vengono a verificare anche episodi di insonnia, disturbi del sonno. Questo perché l'esposizione continua, la sovraesposizione ai dispositivi elettronici, alle luci dei dispositivi elettronici, è stato riscontrato che può portare a un'alterazione della produzione della melatonina, che è l'ormone che insomma, comunque è coinvolto nei cicli sonno-veglia. Quindi questo può portare ovviamente maggiormente a degli episodi di insonnia, alterazione comunque del sonno. E poi ovviamente questo va di conseguenza ad aumentare anche l'irritabilità e lo stress. Quali considerazioni allora possiamo fare per non demonizzare questo strumento che ha delle potenzialità incredibili? Lo stiamo vedendo anche in questo momento, il festival non si sarebbe potuto realizzare senza questo strumento, ok? E poi abbiamo visto soprattutto nell'ultimo periodo comunque c'è stato utile per avvicinarci agli altri e mantenerci connessi con gli altri. Abbiamo da considerare che comunque i vantaggi, i rischi, i limiti sono determinati sicuramente dall'utilizzo che se ne fa, dall'intenzionalità e dalla consapevolezza che si utilizza nel utilizzare appunto i social. Quindi possiamo dire, cosa possiamo dire per ottimizzare queste potenzialità e invece minimizzare i limiti? Che il web può rappresentare sicuramente un vantaggio per avvicinarci agli altri, uno svantaggio sicuramente quando lo si utilizza in modo disfunzionale e quindi insomma si va a sostituire o a contrapporre alla dimensione reale. Infatti il web e i social non si possono sostituire o contrapporre alla dimensione reale, ma piuttosto devono essere percepiti come parte integrante. Alcuni ricercatori la chiamano interrealtà, perché una dimensione altra per entrare in relazione non può essere l'unica. Quindi vediamo quali sono degli accorgimenti, quali sono soprattutto gli elementi fondamentali sui quali prestare attenzione per far sì che i social possano portare ad una reale connessione, ad una connessione autentica con gli altri. Sicuramente gli strumenti della consapevolezza, della comunicazione rispettosa e della responsabilità e valorizzazione del tempo, che poi sono tutti concetti molto cari anche all'analisi transazionale. Allora, per consapevolezza cosa intendiamo? Intendiamo la sintonizzazione e essere centrati su quello che si pensa, si pensa, si sente e si fa. Quindi, insomma, essere presenti nel qui ed ora. Per comuni la comunicazione invece rispettosa ci consente di creare un ponte verso l'altro, quindi di avvicinarci verso l'altro più attraverso l'ascolto che non tramite la critica e la svalutazione. Quindi fermarci anche a metterci nei panni dell'altro, ad assumere la sua prospettiva, ad ascoltare maggiormente quello che l'altro ha da dirci. E ricordare soprattutto l'essere umano che sta oltre lo schermo. Quindi prima di premere il tasto invio, fermiamoci un attimo e domandiamoci se diremmo quella cosa nello stesso modo, qualora quella persona ce l'avessimo davanti e ci guardasse negli occhi. Poi, ovviamente, la responsabilità. La responsabilità ci
ci aiuta a prenderci carico, a farci carico dei nostri comportamenti, quindi saper leggere anche le conseguenze del nostro agire, quindi per riuscire a non ledere nessuno. Quindi responsabilità significa operare in modo più riflessivo che impulsivo. E quindi essere responsabili significa anche essere abili a rispondere in maniera più costruttiva, che vada quindi verso l'altro piuttosto che distruttiva. E poi, infine, recuperare, la dimensione preziosa del tempo. Fermarci un po' di più al gusto della scoperta e della conoscenza dell'altro, senza emettere giudizi frettolosi, proprio perché sappiamo che per poter stabilire una reale connessione, autentica connessione con l'altro, le relazioni richiedono cura e rispetto reciproco, che poi riassunto, insomma, convergono in un concetto a noi tanto caro, ovvero io sono ok, tu sei ok, e abbiamo da ricordarlo anche nelle relazioni online. Io vi ringrazio a tutti per l'attenzione, per il vostro tempo e spero di avervi fornito degli strumenti utili. Alice, complimenti, è stato veramente molto molto interessante. Io ho apprezzato tantissimo sia il concetto dell'interrealtà e di come l'hai poi coniugato, no? E anche gli aspetti pratici rispetto ai consigli, no? Ho apprezzato molto anche il discorso della consapevolezza, di quanto fosse poi importante nelle relazioni anche web mediate avere proprio la percezione della persona e non dello schermo davanti o dello strumento davanti. Quindi credo che sia stato veramente molto interessante con tanti spunti e quindi per questo veramente ti ringrazio per questo intervento e che sono sicuro che sia stato veramente interessante per tutte le persone che ci hanno ascoltato e che vedranno poi anche nelle registrazioni, insomma, il tuo intervento. Quindi grazie ancora. Grazie a te Alberto e grazie anche per avermi invitato. Complimenti per, insomma, per il festival, tutta l'organizzazione che c'è dietro, quindi davvero complimenti, bravissimi. Grazie mille, siamo contenti di questo feedback e che ti sia piaciuto e che stia apprezzando veramente l'organizzazione e l'idea che c'è dietro questo festival, no? E quindi prima di salutarti e di ringraziarti poi definitivamente, voglio ricordare a tutti che la programmazione del festival non finisce qui, ma che continua fino ad oggi pomeriggio. Abbiamo adesso tanti altri interventi e poi uno spazio finale di workshop sul bambino libero e quindi penso che sia poi la conclusione di questi 2 giorni. Quindi rimanete collegati qui con il festival, lasciatevi ispirare e incuriosire con l'analisi transazionale e allora io ti ringrazio Alice, veramente grazie mille per essere stata con noi e per aver A te. condiviso i tuoi saperi. Ciao, a presto! A tutti, ciao.